L'amore poi si declina in tanti modi. Sicuramente questi tre amici che sono amici dall'infanzia fino alla fine sono una colonna portante della vita di quest'uomo, ma non sono la sola. L'amore di coppia, l'amore che si può provare per una donna è una cosa diversa. L'amore che tu provi e il sostegno che hai dai tuoi amici è un altro tipo di completamento. Sicuramente è una colonna importante del film, però non credo che oscuri l'altra. Forse ne riesce a tirar fuori le vene anche un po' più dissacranti, cosa che accade nell'amicizia. Però è anche molto bello vedere questi uomini che parlano di amore e non escono dal cliché degli uomini che si danno le pacche sulle spalle parlando delle donne in una maniera irrispettosa. Insomma. Però sta anche a noi farlo capire, nel senso che noi siamo i primi a ghettizzare noi stessi, noi siamo i primi a pensare che noi valiamo meno degli altri, e questa è una cosa che come sistema dobbiamo assolutamente combattere. Però non la combatteremo mai fino a quando continuiamo a consentire che attori da fuori vengano a recitare ruoli italiani. Siamo ormai rimasti l'unico paese al mondo che consente questa cosa. Questa cosa non può avvenire, non deve più avvenire, soprattutto nel momento in cui si va a parlare di diversity e di accoglienza. Nessun attore americano si sognerebbe mai di recitare un francese, uno svizzero, un tedesco, un inglese, succede il contrario, magari, ma raramente all'opposto, un russo, un marocchino, un tunisino, un turco. Siamo rimasti gli ultimi e gli unici. E se non decidiamo noi di uscire da questa colonizzazione mentale, sarà complicato che loro pensino a noi. Poi sarà a noi anche accettare magari il fatto di rompere un po' questo cliché dell'italiano anni 50. E però, insomma, noi ci siamo, non sono mica l'unico. Il discorso più ampio sul fatto che bisognerebbe imparare l'inglese, però, insomma, non so fin quando durerà, non so se fra 5 anni non sarà più utile imparare il cinese.